No, io non lo sapevo nemmeno, ho saputo adesso che lui viveva qui in casa, ma io non l'ho trovato ieri sera ieri sera, mentre io rientravo dalla passeggiata e lui usciva dal portone. E non l'aveva mai visto, ce l'ha visto solo ieri sera? Solo ieri sera, io era una vita che non lo vedevo sto ragazzo, vedevo i suoi genitori sì, però non avevo nemmeno mai chiesto al papà. Uno non sta lì a chiedere se le cose te le dicono sì, anche perché loro. Probabilmente è un ragazzo con qualche problema. Ecco, qualche problema, certo, non è un ragazzo secondo me a posto, ecco, un po' anche perché non si vedeva in giro, quindi voglio dire, certo. Anche perché questa aggressione che papà mi aveva detto che aveva avuto, si era un po' chiuso in casa, non voleva più uscire perché aveva paura. Certo. Aveva paura. Poi c'è stato... E non so se poi da allora sia continuata questa cosa, perché io non l'ho più visto. Certo. L'ho visto, non lo sapevo se fosse qua, fosse nella casa sua alle Maddalene, io sinceramente non l'ho più visto. Tanto venivano qua, prendevano il pane, la pizza per lui e, ah, okay. E poi lui non si vedeva mai, non usciva mai. Appena io sono qua da 10 anni, quest'anno sarà un 7-8 anni che abitavo qua. Tanto, sì, sì, l'alloggio era suo di proprietà, avevano comprato papà e mamma. Tutto abitudinario, passava dei periodi che di notte dormiva poco e niente, perché noi essendo qua girando vedi le luci accese o... Era un soggetto particolare. Con qualche difficoltà? Qualche problema sì, sicuramente ce l'aveva. Magari nelle dinamiche familiari non volevano neanche arrivare al punto di farlo rinchiudere perché ti dispiace come genitore, però forse sarebbe stato